Concorrono i numeri 1 Blu di Mary Barre e 7 Adele F, restano in 7. Sei in prima fila ed uno in seconda. Dallo steccato Bella Ciao, Bugatti ferma, Blanca Dachi con Tommaso Di Lorenzo che sostituisce Romeo Gallucci, American Winner Fass, Ben O.P. e Brina Caff, seconda fila per Ariel K, poi in difficoltà Brina Caff nelle fasi di lancio, perde qualche battuta e Bugatti ferma ad assumere l'iniziativa nei confronti di Bella Ciao. Terza si sistema American Winner Fass. Si arriva così all'imbocco della prima piegata con Bugatti Firm leader nei confronti di Bella Ciao. Lancio in 13 e 8. Posizioni che si sono delineate, tiene buona andatura la figlia di Letouquet che va a completare il quarto iniziale in 29 secchi. Precede Bella Ciao, poi American Winner Fass e Brina Caff per linee esterne in anticipo su Blanca Dachi. Blanca Dachi punta in avanti e sospinge Brina Caff su Bella Ciao che nel frattempo ha ultimato su Bugatti Ferm, che ha ultimato i 600 in un notevole 43,5. Sul primo rallentamento si sono formate diverse pariglie, Blanca Dachi ai lati di Bugatti Ferm, Brina Caff ai lati di Bella Ciao, 59,5 gli 800, terza pariglia esterna per Ben O.P. lungo i paletti American Winner Fass, chilometro ultimato in 1,14,5. Adesso Brina Caff sposta in terza ruota ma non progredisce più di tanto. Al suo interno si insinua Ben O.P. Tre quarti di miglio in 1,29,3 deve trovare da correre Bella Ciao. Richiesta anch'essa, interviene a largo di tutti Ben O.P. Trova varchi utili American Winner Fass. Battute conclusive, Bugatti ancora in vantaggio nei confronti di Blanca Dachi, lo scatto di Bella Ciao, si ingamba Bella Ciao, va su Bugatti Ferm, di dentro guadagna American Winner Fass, American Winner Fass va a vincere nei confronti di Bugatti Ferm. Per il terzo dovrebbe essere Bella Ciao, ma la rivediamo. Media di 1,14,9 per American Winner Fass, la figlia di Varenne e Melania SF allenata da Vincenzo Palumbo per i colori della Safra. In salchi c'era Antonio Simioli che sfrutta una serie di varchi interni e viene a prendere la meglio su una sempre valida Bugatti Ferm che precede per il terzo e non è facile, sono vicine e quindi lavoro per il giudice d'arrivo per quanto concerne la terza moneta.